E la nostra stanza è fondamentalmente una stanza vuota, è uno spazio quadrato, assolutamente regolare, e nel quale abbiamo voluto rendere espressivi i materiali che delimitano questa specie di scatola. Quindi, abbiamo un pavimento molto forte con un marmo venato e colorato e una definizione delle pareti che è data da dei gessi scanalati. Dopodiché, in questo spazio vuoto ci sono come tre microambienti chiusi, cilindrici e chiusi da tende di velluto, all'interno dei quali abbiamo costruito delle situazioni differenti, e sono delle situazioni legate in fondo al contemporaneo vivere negli interni. Quindi abbiamo un piccolo spazio spogliatoio, un piccolo spazio pranzo, potremmo dire, e uno spazio per la lettura e la condivisione anche delle esperienze. E, per esempio, lo spazio dedicato al mangiare ha un tavolo che si è completamente disintegrato, quindi non più un piano grande intorno al quale ci si siede nei momenti conviviali, ma più un tavolo invece che ha piccolissimi piani per ogni oggetto, quindi uno per il piatto, uno per il bicchiere, uno per lo smartphone. E questo ci racconta come poi molto spesso nella nostra vita attuale si sia spesso soli nel momento in cui si mangia. E seguendo dei ragionamenti analoghi, lo spazio che abbiamo dedicato alla lettura e alla, potremmo dire, condivisione, ha una sedia doppia che è progettata pensando a un adulto e a un bambino che sono seduti vicini e che magari leggono un libro che possono prendere in una piccola libreria che sta accanto. E infine, nel terzo ambiente, abbiamo un qualcosa che è una via di mezzo tra un guardaroba e una cabina armadio o un appendiabiti da ingresso, ed è il luogo nel quale in un living oggi noi tendiamo a vestirci o a spogliarci entrando o uscendo da casa e lasciando le nostre cose, spesso un po' alla rinfusa, su anche mobili trovati.